Ciao ragazzi, benvenuti sul canale Dentouch, canale di tecnologia, e oggi vedremo droni come al solito in quest'ultimo periodo. Oggi vorrei parlarvi di un drone abbastanza particolare, l'EASHIN E014. Perché particolare? Non mi è mai piaciuta l'EASHIN come marchio, in quanto dopo aver provato diversi droni non mi sono trovato benissimo per mancanza di precisione, mancanza di altro. Io addirittura ne ho presi due. Ora vi spiego anche perché. Questo drone mi ha un attimo incuriosito, in quanto parlavano di poterlo pilotare, governare, guidare, quel che si voglia, con le mani, con l'ausilio delle mani. Infatti, sotto nella scocca inferiore, il drone ha un piccolo sensore che comunque riesce a sentire la mano sottostante e riesce a seguirla in qualche modo. Vabbè, giochino che ok, carino, ma non è questa la cosa importante di questo drone. Forse, come vi stavo dicendo, l'EASHIN non mi è mai piaciuta personalmente, ma questo drone mi ha stupito e mi ha sconvolto addirittura. Vediamo una panoramica veloce della scatola. Vabbè, nella scatola trovate il telecomando, molto carino, molto ergonomico, il drone ovviamente, l'aggeggino per poter inserire il cellulare sul telecomando tranquillamente, carino il telecomando, ripeto, molto molto ergonomico, ricorda il telecomando di una console. Veramente fantastico. Poi ovviamente il cavo per ricaricarlo, eliche di ricambio, accessori, quindi cacciavite, e i joystick da usare col cellulare in caso volete pilotarlo con l'app. Ora, pilotarlo con l'app, sì, carino, fa anche cose molto fighe, ad esempio ai waypoint li potete disegnare il percorso da fare, carinissimo. La modalità selfie in cui potete farvi le foto, lui si autoregola, carinissimo. Ma la cosa che mi ha sconvolto realmente di questo drone è il volo. Voi avete pochissimi grammi alla fine, un micro drone. I video sì, sono carini, ma questo drone è sconvolgente per la precisione di comando. Il volo è di un preciso unico. Ora sto in velocità 1, sono in una stanza davvero piccola. Passo direttamente a velocità 3. Il drone scatta, che è una meraviglia. Cioè, fa delle cose incredibili. Ha una velocità impressionante, ragazzi. Ma nonostante questa velocità incredibile, si pilota, che è una facilità unica. Ha ovviamente il mantenimento dell'altezza, ma vi ripeto, è veramente entusiasmante. Da usare indoor è favoloso. Forse il drone migliore che abbia mai provato. Mantiene stabilissimo. Ovviamente, provato anche all'esterno, il vento lo infastidisce perché pesa pochissimo. Veramente, io non sono rimasto senza parole, e anche facendo questo video resto senza parole, perché questo drone è impressionante. Cioè, una volta che prende il volo è preciso, veloce. Vi permette veramente di divertirvi tantissimo. Si trovo solo un difetto, unico difetto, che si ritrova in tutti gli ultimi droni, e cioè la batteria proprietaria. Quindi ogni volta bisogna ricaricarlo. Ricarica abbastanza velocemente, c'ha ovviamente il cavetto proprietario. Durata di volo 8-10 minuti, però ragazzi, no, 8-10 minuti, non forse ho detto una cavolata, 6-8 minuti. Ma come drone è fantastico, viene venduto intorno ai 70 euro, si trova anche a 50, 38, 40 euro su Banggood, forse su Gearbest, ma si muove, che è veramente figo. Cioè, non c'è niente da aggiungere, è un drone veramente bello, sia per esperti che per principianti, perché vi permette di sbagliare, si può trimmare, c'è i sensori, favoloso, non preciso, che incredibile. Vi faccio anche vedere un'altra cosa. Ovviamente fa anche i flip. Rispetto agli altri micro droni che ho provato, sono molto 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 più precisi. E ragazzi, non so che dirvi, sembra un drone professionale per come si muove. Microscopico, perché comunque è microscopico. Bellissimo.
realmente bello. Comunque, niente di che, il drone l'avete visto. Vi ricordo di mettere like alla mia pagina Facebook e di iscrivervi ovviamente al canale. Sto proponendo diversi contest in cui regalo tutto ciò che recensisco, quindi questi ne ho due. Ergo, se fate i bravi, potrebbero anche essere il regalo del prossimo contest. Per ora vi ricordo che il contest in corso vi farebbe vincere un H111D della Absan. Quindi seguite il modulo che vi linko qui con tutte le istruzioni ovviamente per iscrivervi al contest, iscrivetevi al canale e ciao!